Parliamo appunto di Imperator ROM, pagina dedicata all'ultimo aggiornamento di Imperator ROM, ovvero Menander Update 1.5. Allora, il DLC da preordine è Epiro. Epiro, ho detto bene Epiro, non sta dicendo Epiro, Epiro, sarebbe poco divertente. Ora è disponibile a tutti, con ciò all'interno del DLC è stato aggiunto un albero missione per l'Epiro. Allora ragazzi, chi ha fatto il preordine, come me e Jam, perché abbiamo comprato il gioco in preordine, abbiamo questo DLC gratis, voi lo dovete comprare. Vedi, Oran, Imperator mi è stato complicato trovare. No? Vedi, però, mi è stato come mai è stato complicato? Perché da 2 mesi non c'erano dei diari decenti. Poi ne escono 4 giorni fa con la patch. Ah, ok, va bene, ho capito. Un po' storta come cosa. Vabbè, lascia stare, io lascio a te questa cosa. Ovviamente, non io lascio a te, tu mi dici quello che devo fare. Perché effettivamente ti occupi tu di questa cosa. Allora, parliamo appunto. Allora, è stata aggiunta una nuova interfaccia per sapere che cultura è nel regno e che facci farla ingrandire o diminuire, dargli o no i diritti di cittadinanza. Questa cosa è una cosa carina, che mancava assolutamente su Imperator Rome. Non so se si sono ispirati a Stellaris, perché mi pare che su Stellaris comunque tu puoi gestire, diciamo, le razze in questo caso, perché comunque ti trovi le razze, comunque c'è una razza che ha dei vantaggi con quella cosa, uno con l'altro, ti dà dei bonus e viceversa. Non so come qua hanno voluto gestire. Ah, ok, pensavo che avevi scritto tu, Jumper. Pensavo che stessi dicendo, no, coglione. Stavo dicendo, no, scusami. Una cosa che adesso vedremo anche in gioco. Meglio vederla in gioco perché effettivamente, senza immagine, non sapremo effettivamente di cosa tratta. Poi c'è il nuovo pop aggiunto, il nobile. All'inizio dei giochi i nobili sono disponibili solo in alcune nazioni specifiche, ma più avanti appaiono in tutte le nazioni. Allora, il nobile è un pop speciale che chiede tanti beni più lussuosi di altri e può dare un più arrest se infelice. Dà anche tanti soldi, però se è contento, effettivamente i nobili sono quelli ricchi, ricconi. Allora, questa cosa è molto bella e particolare, perché secondo me ci devono aggiungere meccaniche su questa cosa. A questo punto devono puntare un po' alla Stellaris, che è più sulle guerre come Europa. Stavo morendo. È una cosa bella perché effettivamente i nobili c'erano anche a quei tempi, soprattutto come a Roma, c'erano la nobiltà, comunque. Ne erano anche un bel po'. I soldi sono importanti, ti portano ricchezza. Effettivamente, se si incazzano, loro hanno un'influenza maggiore. Comunque, un nobile può influenzare di più il popolo che è ignorante, capra e fanno i contadini. Dice: oh, i diritti è colpa del re. E quindi tutti assaltano insieme al nobile perché comunque hanno l'appoggio del nobile, una persona ricca, acculturata e bla bla bla. Tutte queste stronzate in generale. Vabbè, è una cosa secondo me bella. La voglio proprio vedere in gioco. Infatti, noi abbiamo quasi tutti i DLC. L'unico che manca è quello là della zona greca. Non ce l'ho perché costa 8 euro. E sinceramente, non me la sono sentita di comprarlo. Perché Imperator Rome non è ancora un gioco che secondo me ne vale la pena spendere soldi. Poi aspetta un po' e lo trovo anche a 2 euro. Osto io, tanto che ho tutti i DLC comprati. Ah sì, te lo sei comprato. Ah, è vero, tu te lo sei comprato. Magari osti tu, sì, è vero. Poi, vabbè, ci sono alcune costruzioni che sono state ribilanciate. Grazie a Dio sono state ribilanciate. Non avevano senso. Allora, a parte il sistema, mo parliamo appunto del sistema co di costruzione. Secondo me il sistema di costruzione di Imperator Rome faceva leggermente cagare. Ho sempre detto che mi faceva cagare. Cioè, io, per esempio, una partita che ho giocato 8 ore. 8 ore avevo costruito una struttura. Perché era veramente impossibile costruire roba. Poi, vabbè, essere una potenza regionale da meno 5% di World Score Cost. Questo, vabbè, ci sta. Essere una potenza maggiore ne dà meno 10%, ed essere una grande potenza da meno 15%. Ah, interessante questo. Quindi ti dà dei bonus per le guerre. Quindi c'è la GP, praticamente la grande potenza, e quelle più piccole. Piccoli cambiamenti per quanto riguarda il Senato delle Repubbliche. Questo effettivamente non lo conosco perché non ho giocato effettivamente nazioni con il Senato. Quindi effettivamente non so come funziona. Vale, io stacco, non vorrei finire la connessione dati. Vai, Egil, tranquillo, tranquillo, vai. Tu sei ancora in vacanza, goditi la vacanza, anzi. Tanto ricordati che domani è festa, lunedì è festa. Vai, vai, tranquillo, Egil, tranquillo. Divertiti ancora la vacanza anche per noi, che siamo già tornati dalle vacanze. Divertiti anche per noi. Poi, vabbè, i forti costano più di prima. Come mai costano di più? Ma danno malus all'arrest della provincia per ogni livello che costruisci. Ah, quindi più forti hai, più si incazza la gente. Che effettivamente non so come funziona. Vabbè, qua ci sono tutorial sul gioco fatto del Tanda Paradox. Questi qua, secondo me, non ci conviene magari guardarli. Questo qua invece l'aggiornamento secondo me potrebbe essere. Perché non riesco. Fa, dove hai messo le incacche? Sono scemo io.
Andiamo a vedere. Oh, dura 8 minuti, ragazzi. Ce lo vediamo, così almeno capisco anche io alcune cose. Bonus all'arrest. In che senso bonus? Ah, ma forse è scritto i costi di 4.000. Ma danno. Ah, bonus all'arrest. Ah, ok, perfetto. Ok. Ah, tranquillo, tranquillo. Andiamo a vedere questo video, ragazzi, che è della Paradox ufficiale. Vediamo cosa dicono appunto di questo aggiornamento. Aspetta. Anzi, io me li metto i sottotitoli assolutamente automaticamente italiano. Ci provo. Traduci in automatico. Perché almeno voglio seguire anche io. Vi giuro, mi dispiace una cosa, che non conosco bene l'inglese e magari posso sembrare un po' una cazzata quello che faccio. Allora, partiamo, dai. Ciao a tutti e benvenuti alla finale. La finale di Champions League. Hello Allora, vediamo. everyone, and welcome to the final part of our five-part guide series, where we cover how to play the basics of Imperator Rome. In today's video guide, we will take an in-depth look at all of the features included with the 1.5 Menander update. This free update is the largest yet to come to Imperator Rome, and in this video we will explore the large variety of new mechanics. Allora, una cosa volevo dire, una cosa che ho apprezzato di questo gioco, secondo me, il fatto che ci siano così le province fatte bene e la grafica che è abbastanza decente, ma l'HUD, le meccaniche, facciamo cagare di sto gioco. This is my favorite game, this is not my favorite, I prefer Europa Universalis 4 and Heirs of Iron 4. Updates and quality Aggiornamento e of life miglioramento della qualità della improvements that vita are in arrivo coming to del the gioco. game. Let's get started by Iniziamo looking at guardando alle cultures, culture la the prima. first Ecco, le significant culture feature che to adesso receive a vediamo cosa major hanno overhaul fatto. in 1.5. There are a variety of new Ecco, ad ways you can interact. esempio, adesso hanno fatto una cosa carina, hanno aggiunto veramente tante culture che magari sono sottoculture di una cultura, che magari come Europa Universalis fosse, come dovrebbe essere, cioè prima c'erano culture che non avevano proprio senso, cioè facevano proprio cagare. Allora, poi nella pagina di CCAP ho messo la mappa delle province di CCAP e delle contee. Anche quello voglio vedere. Poi quello veramente lo approfondiamo tantissimo. Visto che i video. Il fatto che mi hai scritto il time è perfetto. Cioè, se mi scrivi il time, mi dici di cosa si tratta precisamente il video è perfetto. Per esempio, anche questo, come mi hai detto di cosa si tratta, è sto ottimo. Almeno quello guardalo oggi. Quelli li facciamo martedì. Perché così noi togliamo Imperator. Iniziamo a fare la live normale. E per quanto riguarda sabato che arriva, porteremo in modo concentrato Crusader King. Quindi faremo mezz'ora di Crusader King e mezz'ora di Europa. Quindi adesso ci vediamo questo. Voglio subito fare veloce. Solo. Ah, tu dici solo le map. Poi vediamo perché comunque vorrei vedermeli. Cioè adesso sembra non ho visto sto video. Effettivamente non so di cosa sta parlando e magari non posso dire. Io invece sabato comunque ho tutta la settimana. Sto qua. Io me li vedo quelli che voglio portare. Mi faccio. In base a quello che tu mi hai passato, mi faccio le mie ricerche in più. Cerco di capire quella cosa e così io posso portarvela in modo perfetto e preciso e bello. Yes, this is new culture, man. Allora. Interact with cultures in the Menander update. We will start our overview by checking out the cultural interface, a Ecco, new questo voglio addition that has vedere. replaced the L'hanno. previous decisions app. Ecco, questo non In c'era this prima sto menu, we can pulsante. view the variety of various cultures present in our nation, with metrics including the happiness of our primary culture and the amount of classes and pops that belong to each cultural group. On the Allora, bottom. è tipo un po' quella di Europa Universalis 4, ma fatta molto meglio. Nel senso che, effettivamente, adesso dice il numero di abitanti, ti dice effettivamente gli abitanti che cultura sono, quante culture hai precisamente di quella nazione. Comunque, questa a me piace, questa cosa mi piace tanto che hanno fatto, e poi io proprio per questo voglio anche giocare Imperator Roma oggi per vedere queste differenze. Io spero che abbiano fatto anche qualche cambio di meccaniche per le guerre, ci spero. Bottom half of this interface, we also have the ability to interact with specific cultures via the cultural decision mechanic. This new feature allows you to pass privileges for each of your nation's cultural groups, oftentimes increasing or decreasing their population's happiness in exchange for bonuses and Ah, buono modifiers. questa cosa, For buono. example, some of these privileges allow you to increase a specific culture's integration speed, the ability to Quindi alcune culture prosecute possono dare outside dei cultural characters more vantaggi e efficiently, or svantaggi. augment the Ok. productivity of their pop classes and much more. Quindi tu puoi anche But dare dei privileges are privilegi, not the diciamo, only alle cultural altre decision you can culture. use to interact Puoi with your scegliere. various cultures. The most Questa è important una new cosa molto mechanic in the bella. Menander update is the ability to integrate foreign cultures and treat them La as possibilità di equals to your integrarli, loro primary come quella è la culture. cultura primaria, è possibile integrare Integrating another un'altra culture cultura. is possible by adjusting the civic rights of that culture to allow promotion up to the citizen or nobility Quindi, per class. esempio, tu puoi decidere se una certa cultura devono essere schiavizzati, praticamente. Cioè, tu puoi decidere, ditemi se sto sbagliando, Gian, perché tu magari lo capisci di più. Cioè, tu una cultura magari vuoi farla solo schiavi. Cioè, tu hai la possibilità di mettergli che hanno solo schiavi.
dai della cittadinanza una cultura. Ok, puoi renderli tutti schiavi. Questa è una cosa molto bella. Cioè, questo ragazzi, questo è bello, questo mancava a questo gioco, ragazzi. Noi stiamo parlando di un'epoca che la schiavitù, oh, era per regione, ero di Napoli e tu di Roma. Roma conquistava Napoli, no, tutti schiavi. Ma siamo 2 centimetri di passo. No, no, eri fuori la linea, schiavo. Cioè, raga, questo è Once you've granted bello. this culture full civic rights, the process of Non lo integration so, begins, Andy. presenting your nation with events that force you to make concessions, like adopting a deity of that No, culture or l'adozione di una forcing donna you della to cultura adopt straniera, one of their adottare una great delle loro families comunità into della your loro nation. nazione. Ah, buono While questa cosa integration is anche. ongoing, your nation will also suffer from a substantial penalty to stability. Once integrated, the culture can now promote their Quindi paths poi to le devi all anche class integrare levels le and are culture. Se le treated as if they integri, were your ok, primary figa questa culture. cosa. Ci But there are drawbacks to sono dei this svantaggi in mechanic. questa meccanica, Every direi. additional Ogni cultura culture aggiunta that che is si intende integrated abbia and has full pieni civic diritti rights will civici, lower the certo. happiness of Abbassa la all of your gente tutti i primary pop della culture cultura pops, primaria. including those that have already been Ah. integrated previously. In Minchia. functional terms, this means Quindi that devi you'll have to farlo decide between bene, devi fare la assimilating cosa or bene e integrating the giusta cultures of your praticamente. empire. But integration Ah, questo remains è an excellent choice interessante. for È il larger puro cultures that razzismo, would otherwise praticamente. take too long to assimilate. The 1.5 Menander update also brings a whole host of fresh Questo è cultures and molto bello. redesigns to pre-existing cultural groups. Western Europe's Celtic cultural group has added the Gallic and Pannonian subgroup. The Scythian group has 10 new subordinate cultures, and the Indian region has been updated with the new Prakian and Atavi cultural groups. Ah, aspettate The che ti former lands leggo. of Alexandria. Allora, ora significa che ogni game puoi integrare max 2-3 culture, se no rischi troppo. Ok, quindi puoi rischiare. No, vabbè, ma ci sta, alla fine tu le altre civiltà magari le schiavizzi, comunque la tua popolazione la puoi spostare in altre province se questa meccanica c'è ancora. Quindi penso che le proprie province si spostano e vale culture. Sono state anche le antiche terre dell'impero di Alessandro Magno. Bello Band questa of the cosa. Great's Empire have Meccanica also dell'impero di been Alessandro updated, Magno. with the Aggiornata Persian con gruppo cultura cultural group persiana now ora composto consisting da of iraniani. Iranian, Anatolian, Bello, and questo Caucasian bello, questo molto subcultures. bello. Further to the south, the Egyptian cultural group has been redesigned completely and contains the three new cultures of Bohairic, Fayumic, and Sahidic. One of the largest new features of the Menander update is a complete overhaul of the Greek Diadochi states, adding a slew of mechanics that improve the depth of gameplay in the region. The most visible change is the emergence of the Antagonid Kingdom, formerly known as Ah, ok, Phrygia. quindi c'è anche The un impero Antagonid adesso, bello Kingdom, questo, con along la with their figlia di Diadochi rivals, Diadochi, now ora have hanno accesso access to alla the guerra di Diadochi Diadochi. war mechanic, allowing any Meccanica of consente a tutti gli Alexander's ex regni former di realms Alexander to di use usare a un casus brand new completamente casus belli nuovo. that grants Bella them sta cosa, claims immagina che across adesso all la the rivendicazione former di tutto l'ex Phrygiani Empire. dell'impero. But not all of these nations have identical war goals. For example, the Antagonid Kingdom will be forced to conquer Corinthos and defend provinces in Greece, Cyprus, and the Levant. Failing this, their Scusatemi. empire. Allora, vabbè, era per dire, oppure fai come Roma che accettavano tutti. Vabbè, sì, anche questo. Fermo, te lo spiego tutto. Vai, dimmi, dimmi, Jumper. Allora, io ho visto che hanno aggiunto meccaniche abbastanza interessanti. Secondo me ci sta. Stanno migliorando veramente tanto. Secondo me tra 1 anno o 2 anni sto gioco può essere, non è più una demo ed è giocabile. Perché effettivamente a noi ancora adesso, non per offendere, magari c'è qualcuno che piace questo gioco. Però ragazzi, io da persona sincera, tra tutti i giochi della Paradox, era il peggiore. Cioè era una demo, praticamente, era un gioco per mobile tra poco. Cioè c'è un gioco mobile, che è un gioco di strategia ed era più comune, cioè più meccaniche di Imperator Rom. Allora, praticamente le nazioni che erano sotto Alessandro Magno hanno un casus belli che ti danno il 25% in meno di War Scroll contro con. Ah, bello questo è molto bello. Ciao Somb, come va? Tutto a posto? Ciao, sono ragazzi, fate punto esclamativo giveaway, scrivetevi a giveaway, che dopo, prima di finire la live, faremo il giveaway e si vince da 1 euro fino a 500 euro. Ovvero Egitto, Trase, Macedonia, Antique Kingdom. No, è interessante questa cosa, è molto bella, ragazzi, veramente bella, mi piace, cioè, Jumper, mi piace sta cosa. È giusto così, comunque puoi ricostruire l'impero, fare cose particolari, secondo me ci sta, ci sta. Sì, tutto a posto, dai, le vacanze sono andate bene, adesso si ritorna a lavorare e anche mo in modo più serio. Comunque, ci sta. Questo è bello. Will Andiamo a vedere collapse questo. entirely, opening up the region to foreign invasion and greatly changing the course of history. Access to the new Diadochi War casus bellis is only possible when your original ruler is still alive, so be sure to take advantage of this avenue for expansion before it is too late.
In addition, a large amount of unique events have been added that appear during the Diodaki Wars, with the potential for Cappadocia to revolt and Thrace having the option to choose between neutrality or joining their Macedonian overlord. Ah, on the subject okay. of the Hellenic mondo, world, the Menander update is accompanied by the release of the Epirus Flavor Pack DLC. This recently redesigned content pack is available now, and free for players who have already pre-ordered the game. The Epirus pack features a set of new and pre-ordinato, vabbè, questo dice che il preordine ti dà già anche il DLC. Ah, ha aggiunto abbastanza tante cose, comunque non sono poche. Io su Troy con Achille sono arrivato alla guerra con Tretter, che bello. Ah sì, figo. And grants you a variety of events that Significa will allow you to arrange marriages, form alliances, and integrate your Illyrian and coastal neighbors into your realm automatically as subject states. The Blood of Iokas brings further bonuses to your court, and permanently increases the martial ability, prominence, and monthly popularity gain of your ruler, on top of a massive plus 5% army morale bonus to the military. Ah, una cosa che a me non piace di questo gioco sono i personaggi. Cioè, ragazzi, i personaggi... un po' la meccanica dei personaggi secondo me dovevano un po' ispirarsi più a Crusader King, perché ragazzi non so adesso come sono, la prima mamma mia non aveva proprio senso, cioè cagare. Similar to other major Hellenic bloodlines, the blood of Iokas is passed down patrilineally, but you can reclaim this bloodline if it is ever lost by using the prove legitimacy scheme mechanic and following the researching lineage ambition. But Greece and the Argead realm are not the only areas of 1.5 that are experiencing an upgrade. The Republic government form has benefited from a massive redesign, and ma benefits from new mechanics that add depth to political parties, and includes the addition of electorate support and approval diciamo systems. Per quanto riguarda la meccanica delle repubbliche, ho visto che è migliorato. Non è più bisogno del supporto delle infarie, ah, che è poligione sul supporto del Senato, perfetto, ma anche i governi tribali già possiedono. In this interface we can see how the various parties sosterranno le nostre azioni. In questo dipende in gran parte da come abbiamo agito a favore o contro di loro. Interesse per... Ok, questa è una cosa molto carina, secondo me. Ci sta. Ha inoltre è stato completamente... Aspetta, questo non ho capito. Cioè, è stato rimodificato anche il sistema dei governi. Ah, ok, quindi adesso se sei una repubblica, tramite il Senato devono essere accettate le cose. Buono, questo è interessante. Happiness and unrest have been redesigned from the ground up, with unrest no longer being vediamo, questo dobbiamo vedere adesso in game, che effettivamente quando giochiamo Imperator Rom, ragazzi, giocheremo alle 16:30, quindi non perdetevi Imperator Rom. Siete pronti che ci portiamo un bel gameplay? Allora, adesso visto che hanno cambiato i beni, also contribute far more to unrest in your provinces, meaning that a low number of unhappy nobles is more dangerous than a large amount of discontented slaves. This is reflected by the new mechanic of political weight. Ignoring the needs and desires of your population. Vedi adesso, allora vedi che adesso, allora adesso già vedi che il gioco non ha più la meccanica, cioè prima quando giocavi effettivamente l'unica cosa che facevi è conquistare, perché le altre meccaniche hanno proprio fatto male, anche il commercio. Ora leggi che i mani avranno l'approvazione o la disapprovazione. Eh beh, che ho detto io? Ho detto che se devi quando fai le leggi devi avere l'approvazione o la disapprovazione di delle persone del Senato. Io così ho detto. Non penso di aver detto qualcosa di strano. Increased risk of rebellion, with entire provinces dynamically joining revolts when bordering regions of heightened unrest. To combat the increased threat of internal dissidents, forts in 1.5 now provide unrest reduction in the provinces they are constructed and maintained within. Vabbè, questo parla dei forti, che appunto anche abbiamo visto il fatto che dei forti aumentano l'arrest, che costano di più adesso i forti, mi modifica la loro fiducia. Ah, ok, no, io pensavo che avevi detto la mia stessa cosa, che la legge doveva essere o approvata o disapprovata dalla persona. Invece quando fai la legge ci avrai l'appoggio di qualcuno. Poi magari quel cazzo che ti pare, ma no, se non gli piace ti schifano. Ah, ok, perfetto. Quindi devi basarti anche su questo. Ah, è una cosa comunque sempre interessante. Però anche se secondo me era più carino la meccanica approvazione, quindi devi essere il governo ti schifa, sei messo male, molto male. Direi, ovvio. Si incazzano e si ribellano. Ok ragazzi, niente che dire, hanno aggiunto veramente tante cose. Queste cose veramente mancavano a sto gioco. Io direi che adesso comunque ci possiamo fermare con Imperator Rome, il video, diciamo, il Devoran.